C'è una buona notizia che arriva da Ansaldo, una commessa in Kazakistan. Parliamo di questa e spieghiamo di cosa si tratta. Sì, è vero, c'è proprio una notizia di oggi, noi la sapevamo da qualche settimana, però oggi abbiamo avuto la disponibilità del cliente, diciamo, a comunicare su questa commessa. Si tratta di due macchine di tecnologia E94.2. Che verranno vendute sul sito di Almaty, alla società elettrica kazaka, e questo è uno dei, diciamo, di quei progetti che abbiamo seguito dall'inizio per appunto dare carico di lavoro sul 2024. E oltre a questa buona notizia c'è anche il fatto che stiamo lavorando con la compagnia elettrica kazaka per una collaborazione di lungo termine, quindi se performeremo bene su la fornitura di queste macchine, che sono tutte per il 24, proprio un fast track, quindi sono macchine in ciclo aperto, macchine di cui il paese Kazakistan ha bisogno nel brevissimo termine, e nel futuro avremo anche altre opportunità, quindi potremo pianificare e avere una strategia di lungo termine con un paese come il Kazakistan, che ha bisogno di energia. Quali sono gli altri mercati che state setacciando per trovare nuove commesse? Allora, gli altri mercati sono ovviamente l'Europa. E in Italia speriamo che si rivitalizzi il mercato del capacity, ma comunque in Europa c'è grande richiesta di gas, di turbine a gas e anche di compensatori sincroni per l'aumento dell'energia da fonti rinnovabili. Poi stiamo guardando con molta attenzione, abbiamo diciamo opportunità attive nel Golfo, quindi tutto il Medio Oriente. Stiamo guardando anche all'Asia in maniera ovviamente selettiva, stiamo guardando a paesi come il Vietnam, che per la loro natura anche morfologica hanno bisogno del nostro tipo di macchine, e un mercato di elezione per noi sarà, e speriamo di farlo con tutto il supporto delle istituzioni e degli organi anche, diciamo così, finanziari che l'Italia mette a disposizione, tutto quello che è l'Africa, perché l'Africa ha bisogno di tanta energia e ne ha bisogno in un tempo abbastanza rapido, perché io credo che sono d'accordo con la strategia, diciamo, che l'Italia ha in quei paesi, facendo crescere tutta la fascia mediterranea dell'Africa, in un certo modo facendo stare meglio quelle popolazioni avremo anche un ritorno, diciamo, in termini sociali sull'Europa e sull'Italia. Ecco. Quindi Ansaldo Energia al centro del progetto Mattei lanciato dal governo Meloni? Direi proprio di sì, direi che quando si parla di progetto Mattei sono infrastrutture, quindi si parla di autostrade, ferrovie e ovviamente energia. Nel giorno in cui annunciate questa nuova commessa, i lavoratori, i sindacati annunciano un'ora di sciopero, lamentano, diciamo, difficoltà nell'organizzazione del lavoro, se ho ben capito, cioè sostanzialmente temono che il nuovo piano di sviluppo non sia sostenibile dai lavoratori. Qual è la sua risposta? Ma direi che intanto rispetto tantissimo lo strumento dello sciopero per dimostrare un disagio. Ovviamente fino adesso abbiamo lavorato sul carico di lavoro, ora questo sta arrivando e io credo che prima di andare, ma questa è una visione mia, bisogna lavorare anche sull'efficienza dei nostri processi, perché altrimenti aggiungere solamente persone senza aver prima efficientato processi può essere pericoloso qualora i volumi calino. Lei ha parlato rapporti, diciamo, positivi comunque con le organizzazioni sindacali, si sente di rassicurarle circa il futuro occupazionale, la tenuta del sito di Genova e anche del sito di Trieste su cui state lavorando anche per attivare una nuova linea produttiva? Diciamo che intanto io parlo di Genova perché oggi siamo a Genova e Trieste è un qualcosa che, come ho condiviso con i sindacati, e devo dire che la reazione a questo, gli ho spiegato i motivi, che appunto sono dare una dimensione nazionale importante ad Ansaldo, però io credo che con i sindacati ci sia un rapporto dialettico ma molto positivo, cioè loro fanno molto bene il loro lavoro perché, diciamo, vigilano su quello che è il sito di Genova, sulle loro attività produttive. Quello che gli posso dire, il sito di Trieste non ha nessun impatto su Genova, nessun impatto negativo eventualmente,
e quello che gli posso dire è che non abbia, fortunatamente vediamo tre mercati che tirano, che sono green tech, nucleare e quello del termico, e quindi noi abbiamo i prodotti e quello che mi aspetto da loro è massima collaborazione, perché abbiamo lavorato tanto per dare il carico, quindi per non dover ricorrere a strumenti diciamo antipatici di flessibilità. Però questo adesso bisogna veramente darsi il colpo di reni e dimostrare che sappiamo fare, e so che noi sappiamo fare. Chiudiamo con le istituzioni locali. Lei ha dichiarato che le parole che ha sentito dai vertici di Regione Comune alla festa per i 170 anni di Ansaldo sono state sentite. Mi spiega meglio che cosa significa e quali sono i rapporti, che cosa chiede alla politica ligure e genovese? Allora, intanto preciso che non è tanto che le abbia sentite io, che sarebbe una cosa anche abbastanza normale, essendo io qui a Genova e comunque un'azienda italiana importante. Quello che ho riportato e che colgo questa occasione per riportare è proprio che i nostri clienti hanno notato che tutti gli interventi delle istituzioni e dei politici che al nostro compleanno, al 170esimo, hanno parlato di Ansaldo, non sono stati interventi formali, interventi diciamo dovuti, ma erano sentiti, e i nostri clienti, anche stranieri, hanno percepito questa vicinanza delle istituzioni ad Ansaldo, e come l'ho percepita io dal primo giorno in cui sono arrivata a Genova, e questo per loro è stata una sorpresa positiva, perché hanno capito che dietro di noi ci sono le istituzioni, c'è una nazione e un grande paese manufatturiero. Quindi quello che mi aspetto dalle istituzioni è quello che oggi stanno dando, grande supporto. Io non ho trovato nessuno a Genova, diciamo uno dà per scontato, ma anche nelle poche opportunità che ho avuto a Roma di incontrare i politici, io ho trovato sempre grande supporto, grande comprensione dell'azienda, cioè del comprendere l'importanza strategica di un presidio tecnologico come Ansaldo Energia.